Se mi avete seguito su Instagram avrete visto che a un certo punto ho postato una storia dove facevo vedere tutte le femminelle salvate durante una potatura attraverso la rimozione dei getti ascellari dei pomodori. Ho salvato queste femminelle qui. Questi sono i getti ascellari che ho tolto la settimana scorsa. Guardate, i fiori, stanno facendo i fiori e stanno nascendo qui nell'acqua praticamente. Cosa è successo? Ho trovato la posizione ideale, nel senso che questo barattolo con l'acqua va conservato esattamente all'ombra ma all'aperto, quindi lui è sempre all'ombra, non prende un giorno di sole. Quindi queste si possono già trapiantare. Ne tiro fuori una, vediamo un po' com'è messa. Guardate che spettacolo. Queste si possono trapiantare, questa è una pianta nuova a tutti gli effetti. Ora vi faccio vedere la fase del trapianto e la pulizia prima di metterli a dimora. È un piccolo trucchetto, così, se vogliamo chiamarlo trucchetto, per dargli un giusto compagno a ogni singolo pomodoro. Dopo la sigla vi faccio vedere lo spezzone di video in cui mostravo come tagliavo le femminelle, come le mettevo subito in acqua, e poi da lì riprendiamo e ci ritroviamo qui a questo punto e vi faccio vedere poi il resto del procedimento. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, cominciamo. Io comincio da sopra perché è la cosa che mi dà più fastidio. Ecco, piano piano, vedete? Questa io adesso la pulisco. Questa la tengo e ho già preparato un recipiente con l'acqua. Questo è un po' grosso in realtà, ma avevo questo al momento a portata di mano e lo metto dentro. È importante metterli subito a bagno, eh? Mi sposto sull'altra, guardate qui cosa ho tolto. Adesso gli diamo una pulita. Mettiamo in acqua. Ecco, guardate, questa è una delle femminelle che ho salvato. Era molto vigorosa e si è ripresa perfettamente, perché all'inizio voi dovete mettere in conto che per le prime 24 ore sono tutte mogge, tutte mosce, è normale. 3 giorni in acqua, 4 al massimo, non di più, perché poi diventano macerato di pomodoro, e mi è successo, quindi non va bene, poi marciscono. Questo è il quarto giorno, devo toglierle assolutamente. Allora, vedete, questa nonostante fosse una femminella, a sua volta ha messo dei getti ascellari. Questi li abbiamo tolti, togliamo le foglie secche. Questa è una bellissima pianta di pomodori. Ho preparato il vaso, non sono da solo come sempre. È una terra di quelle acquistate, di quelle di media qualità, quindi l'ho arricchita con un po' di stallatico pellettato. Dopo metterò ancora un po' di borlanda. Vi faccio vedere come si fa. Questo vaso lo utilizzeremo da solo per questa pianta qui. È inutile metterne due perché poi si ammalano e non va bene. Quindi foro al centro, andiamo giù finché possiamo e copriamo. Allora, vedete, io sono sceso giù, vi mostro, di un buon 25 centimetri. Avevo già fatto un video su questo. Il pomodoro è una delle poche piante che permette questo tipo di trapianto. Dal tronco cresceranno un sacco di radici che daranno poi nuova linfa vitale alla pianta stessa. Quindi così al fondo. Ne facciamo un altro e poi vi faccio vedere il degno compagno. Possiamo prendere un'altra altrettanto bella. Ecco, vedete questa? Questa ha già emesso le radichette. È avanti come piantina, quindi possiamo utilizzare questa. Vado fino giù. Chiudo. Questa è già pulita, non ha bisogno di altri tipi di potatura. La foglia che vedete macchiata è perché avevo fatto il trattamento con caolino, bentonite e tannino di castagno ed è rimasta macchiata, giustamente. Ora tutte queste le trapianterò anche in vasi di fortuna, non le lascerò morire neanche una. Questo perché che le piante che ho nell'orto di pomodoro stanno già facendo i frutti, sono i primi frutti, sono verdi. Queste saranno quelle che mi daranno, se va bene, qualche frutto in più, magari quando quelle saranno già arrivate a metà vita. Quindi ho una sorta di ricambio generazionale. Avevo acquistato questo vasetto di basilico e ora di trapiantarlo stanno soffrendo terribilmente. E visto che il basilico va benissimo in consociazione col pomodoro, ne approfitto per metterci un paio di piantine anche qui. Guardate lo stato di queste povere radici. Ecco qua.
veloce veloce, vedete, ne metto due, tre per parte, ne potrei mettere una soltanto, ma visto che non è in piena salute, onde evitare che questo poi mi muoia, quindi che io resti senza basilico, questa è un pochino più grande, la mettiamo da sola. E voilà, potremmo anche metterne una per ogni lato. Una, due, queste sono piccoline, le lascio insieme. Se vi interessa la coltivazione del basilico, lo scorso anno ho fatto un video dove ne parlo sia della coltivazione in vaso che nell'orto. Il basilico mi aiuterà a tenere lontano alcuni tipi di animali nocivi per la pianta e per contro l'ombra che farà la pianta quando sarà bella rigogliosa farà bene al basilico che non si brucerà al sole. Ora finisco l'altro vaso e dopo diamo la borlanda. Allora, se ci pensate, 1,90 euro, ci saranno 20-25 piantine. Davvero, quasi a costo zero, possiamo avere il basilico fresco in casa, anche senza aver fatto le semine, perché la semina del basilico non è una delle più facili, è abbastanza ostica, tant'è vero che sto pensando dal prossimo anno, per quanto mi riguarda, di non seminarlo più, acquistare 2 euro di vasetto e avere tutte le piantine che mi occorrono. Ecco qua, vediamo la borlanda. Allora, la borlanda, altro non è che un estratto delle barbabietole, è un concime naturale, assolutamente naturale, ricco di potassio, può essere dato a tutte le colture praticamente dell'orto e lo darò anche sui pomodori nell'orto, visto lo stress che hanno in questo periodo con i troppi caldi, quindi fa bene, è un corroborante. Un tappino pieno ogni 3 litri, qui ho 4 litri d'acqua, quindi darò qualcosina in più. Questo lo do al momento del trapianto e una volta che le piante hanno preso il via, lo si può dare ogni 10-15 giorni. Nelle piante che sono a dimora nell'orto, mezzo litro a piantina, non di più. Qui ovviamente sto abbondando perché è la prima innaffiatura, Il terreno era asciutto. Una volta assorbito darò ancora un po' di borlanda perché voglio che si inzuppi fino al fondo. Bene, è tutto per questo video, è stato un video molto semplice. Manca solo una cosa su queste piante qui, una canna di sostegno. Le femminelle salvate sono veramente tantissime. Se voi avete un centinaio di piante, da ogni pianta potete salvare anche 2-3 getti ascellari di una certa dimensione e fate subito a triplicare il numero di piante che avete a disposizione, quindi non tutte possono essere utilizzate, me ne rendo conto. Le più belle, come questa, si possono utilizzare. Le altre, se volete, potete fare il macerato di pomodoro. Vi lascio qui la locandina del video che avevo fatto un paio di anni fa. È un macerato potentissimo contro gli afidi. Va poi diluito perché non si può utilizzare puro, ma è veramente efficace. Quindi con le femminelle si può fare un po' di tutto. È un peccato buttarle e lasciarle lì, Ma le che va, se uno non le vuole utilizzare, le mette nel compost. Bene, è tutto per questo video. Grazie per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, condividete. Mandate il video a qualche vostro amico se ha questa passione, se ha tanti pomodori. Acquistiamo pochi pomodori in questo modo qui. Quindi per l'economia domestica, con quello che costano le piante oggi, è la cosa migliore da fare, a mio modesto avviso. In campagna si ricicla tutto. Bene, vi auguro una buona giornata.